Parlare di transizione ecologica significa parlare di un modello di sviluppo che amplia la prospettiva dal solo parametro economico alla dimensione sociale ed ambientale. Quando l'Europa nel 2019 ha lanciato il Green Deal, lo ha fatto sia per dare una risposta all'emergenza climatica, sia per rispondere alle sfide della globalizzazione. Davanti alla crisi energetica ed ambientale che stiamo vivendo, è oggi necessario un cambio di passo per le imprese e per la pubblica amministrazione. Le opportunità di investimento sono molte e tra queste voglio citare le principali: progetti di energia rinnovabile, tecnologie e infrastrutture green per migliorare l'efficienza energetica, start-up e imprese innovative nel settore dell'energia sostenibile, progetti di infrastrutture sostenibili come ad esempio reti di trasporto pubblico a basso impatto ambientale e sistemi di riciclo dei rifiuti. Di tutto questo discuteremo a Trieste con importanti attori del mondo delle imprese internazionali, multinazionali, delle università, delle istituzioni, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività dei territori e la competitività delle imprese. Il settore delle scienze della vita è ai primi posti in Italia per competitività, produttività e investimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese del settore farmaceutico in particolare contribuiscono allo sviluppo economico dei territori grazie ai loro alti livelli di competitività e di efficienza, una capacità da mantenere e sviluppare. L'Italia può giocare un ruolo chiave grazie alle sue molte eccellenze, capitale umano qualificato, strutture di ricerca di qualità, sistema industriale consolidato. È un settore dove gli investimenti esteri generano un elevato valore a livello nazionale, circa l'1% del PIL, con 20 miliardi di euro di valore aggiunto distribuito su tutte le regioni, oltre 29 miliardi di valore della produzione e più di 2 miliardi di euro di investimenti. L'Italia ha bisogno in particolare di maggiore capitale umano, servono più laureati nelle materie legate alle scienze della vita e nelle materie STEM. Di tutto questo discuteremo a Trieste con importanti attori del mondo delle imprese multinazionali, dell'università, delle istituzioni, con l'obiettivo di migliorare l'attrattività dei territori e la competitività del nostro sistema economico.